linguaggio come anarchismo dominante intersecato col cinema. E questo incontro è tenuto da Matteo Zamani, che è architetto e paesaggista, che è laureato in architettura a Ferrara e ha conseguito un master in architettura del paesaggio al Politecnico di Barcellona e nel suo percorso ha viaggiato tanto, tenendo anche vari workshop internazionali di progettazione da Nuova Delhi all'Uruguay al Marocco. Matteo ha vissuto anche diversi anni a Barcellona lavorando alla riqualificazione urbana e paesaggistica e ora continua a lavorare alla progettazione paesaggistica e alla riqualificazione degli spazi aperti con un approccio attento sia ai contenuti percettivi che all'ecologia urbana. Stasera Matteo ci presenta un estratto della sua tesi che ha presentato appunto al Master al Politecnico di Barcellona, in cui ha indagato le affinità fra lo sguardo della progettazione paesaggistica e quello del cinema, con particolare attenzione all'opera di Fellini e alla sua Rimini, quindi portando in qualche modo anche un contributo alla città. Io vi ringrazio nuovamente per essere presenti e lascio la parola a Matteo. Buon incontro. Grazie Carlotta. Mi vedete, mi sentite? Carlotta? Io sì, parlo a nome. Gli altri sono stati forse mutati. No, vabbè. Chiedevo a te come rappresentante di classe. Sì, sì, benvenuti certo. A tutti e grazie di essere qua. Vedo anche alcuni volti e nomi di amiche e di amici. Ringrazio molto Carlotta, Franquellucci, Margot e tutto il laboratorio aperto Rimini Tiberio per il vostro invito. Sto seguendo le iniziative di Welcome e trovo che il vostro sia un bel menù romagnolo, molto denso, bello abbondante, ma anche un po' fusion perché è contaminato di tanti punti di vista. Quindi per me è un orgoglio e un piacere dare stasera il mio piccolo contributo con questa chiacchierata sul paesaggio. Ringrazio anch'io l'Ordine degli Architetti di Rimini per aver inserito questa iniziativa nell'ambito della formazione continua, in particolare l'amico Giovanni Casadei che fa sempre da tramite, e ringrazio molto una cara collega paesaggista e amica, Maria Luisa Cipriani, che mi ha dato una mano a calibrare un po' il mio intervento. E quando Carlotta mi ha chiesto di preparare un intervento sull'architettura del paesaggio, ho pensato un po' al fatto che siamo un pubblico eterogeneo e anche all'orario dell'aperitivo, quindi spero di non risultare troppo barboso e un modo per cercare di non esserlo è stato quello di rispolverare il lavoro che ho fatto ormai nel lontano 2007 per la mia tesi di master al Politecnico di Barcellona. E della tesi, come diceva Carlotta, presenterò una parte limitata prevalentemente al tema della rappresentazione del paesaggio nei film di Fellini. E ora provo a condividere lo schermo. Vi chiedo la cortesia di disattivare microfoni e webcam perché lo streaming altrimenti diventa un po' scattoso. Anch'io scompaio perché condivido la mia presentazione. Arrivo. Eccomi. Carlotta, mi vedete? Sta arrivando, sì, arrivata. Ok. Dunque, il titolo della presentazione è preso in prestito da quello della tesi e sul senso del titolo ci torno a breve. E devo dire che questo lavoro è nato con una certa dose di ingenuità, perché quando si vive all'estero di solito, almeno a me è successo questo, si entra esterofili e si esce piuttosto patriottici e per cui nei miei anni a Barcellona sono un po' diventato ambasciatore della mia terra, all'inizio magari cucinando la pizza, pomodori secchi e provola, cose che non avevo mai cucinato in vita mia. Poi ho pensato anche che bisognava focalizzarsi un po' sul territorio e quindi ho fatto conoscere la piadina, lo squacquerone, anche perché tutti mi dicevano che la tortiglia messicana era come la piadina, ma non avevano capito il ruolo dello strutto. Perché dico questo riferimento culinario? Perché
scatta una sorta di meccanismo di appartenenza che riaffiora quando si sceglie il tema di tesi. Succede, quello era un master internazionale, venivano studenti un po' da tutto il mondo, in particolare dall'Europa e dal Sud America. Allora succede che più o meno tutti decidono di raccontare il proprio territorio, e io giocavo facile perché oltre alla piadina avevo Rimini, che in realtà è poco conosciuta in Spagna, e Fellini ovviamente. E dal 2007 a oggi ragionavo prima che un po' di cose sono cambiate, perché intanto la piadina non esisteva a Barcellona, adesso è piena di piadinerie, e parallelamente a Rimini di Fellini si parlava poco, e invece oggi direi che è persino diventato un brand, nel bene e nel male. Ma quando facevo la mia tesi, Fellini era la famosa risorsa che Rimini non riusciva a sfruttare. La mia tesi aveva un taglio piuttosto teorico, ma in questa occasione cerco di tagliare, diciamo, sul piano concettuale, e cerco di argomentare un po' a partire dagli esempi. E per la mia tesi ho letto alcuni saggi di critica cinematografica, mi sono appassionato di testi sul pensiero visivo, in particolare gli studi di Rudolf Arnheim, ho letto molti atti di convegni, perché la Fondazione Fellini negli anni 90 e primi anni 2000 organizzava seminari di grande qualità, e ho letto anche tutto quello che potevo degli scritti ovviamente di Fellini. In particolare ho apprezzato molto il suo libro Fare un film, che a mio avviso non è un testo riferito semplicemente al mondo del cinema, ma è quasi un libro, direi, di composizione, che quindi può fornire degli strumenti anche a chi è progettista, nella fattispecie architetto, per ragionare su quello che è la composizione. E ovviamente ho visto e rivisto tutti i film di Fellini focalizzandomi sul tema del paesaggio. E la cosa che però mi ha stupito è che non ho quasi mai trovato in bibliografia il tema del paesaggio felliniano. Mi ha stupito perché Fellini è stato vivisezionato sotto tutti i punti di vista, ma quando si dice paesaggio nel cinema italiano, l'assopiglia tutto sembra essere Michelangelo Antonioni. Quindi ribadisco, l'innesco della mia ricerca è stato piuttosto ambiguo, ma poi in realtà lo sviluppo è diventato piuttosto impegnativo, a tratti ingarbugliato, ma sempre molto piacevole. E metto le mani avanti perché io non sono un esperto di cinema, al massimo mi considero, come molti di noi, un discreto appassionato, ma il mio approccio al tema resta quello di un architetto, e quindi mi focalizzo su Fellini non tanto come regista, ma avvicinandomi a lui come se fosse un progettista. Quindi Fellini è un po' un pretesto per toccare una serie di temi legati alla progettazione paesaggistica. Che cosa hanno in comune il cinema e il paesaggio? A mio avviso una cosa importante, perché condividono l'atto che è alla base della loro stessa definizione, che è l'atto di guardare. Ora, mi contraddico un attimo perché ho detto che non facevo teoria, 3 minuti iniziali di teoria mi sento di farli, poi passiamo più alle immagini felliniane, perché di paesaggio e di architettura del paesaggio oggi si sente parlare frequentemente, e è la materia stessa che si presta a differenti approcci, a differenti punti di vista, e trovo che questo sia un aspetto affascinante dello studio del paesaggio. Però ogni tanto, quando si parla di un tema un po' inflazionato, ci si imbatte anche in alcuni equivoci, in alcuni fraintendimenti. Ad esempio, si tende a far corrispondere il concetto di paesaggio con quello di ambiente, oppure si intende per paesaggio solo quello che ha a che vedere con la natura o con il verde. O sul campo della progettazione si fa confusione fra la progettazione del paesaggio e quella del giardino, fra landscape design e landscaping, come dice un mio caro amico Lanscapes. E per cui, prima di arrivare a Fellini, sento l'esigenza di cominciare dalla definizione del paesaggio, o meglio, da alcune definizioni, dato che ce ne sono di innumerevoli, ma a mio avviso tutte condividono una radice, un nesso in comune. La prima canonica ufficiale, quella su cui mi soffermerò poco di più, è quella della Convenzione Europea del Paesaggio di Firenze del 2001,
che ci dice che il paesaggio designa una determinata parte di territorio così come percepita dalle popolazioni, il cui carattere deriva dall'azione di fattori naturali o umani e dalle loro interrelazioni. Ovvero il paesaggio corrisponde a una porzione di territorio, che in questo caso corrisponde all'ambiente di intorno, un elemento quindi geograficamente e cartesianamente definito, ma filtrato dalla percezione, come ho detto poco fa, filtrato dallo sguardo. Poi lo sguardo lo possiamo intendere anche in senso lato, dato che l'esperienza di un paesaggio può attivare i cinque sensi, ovviamente la vista è quello prevalente. Quindi in definitiva senza lo sguardo non ci può essere paesaggio, e il paesaggio esiste in virtù di questa relazione, quella fra un soggetto percettore e il suo intorno, quindi fra una componente immateriale, la percezione, ed una materiale, il territorio. E c'è da dire che lo sguardo non è unico, ognuno ha i suoi occhi e quindi gli sguardi sono innumerevoli e la percezione è un fatto mutevole e relativo. Oltretutto lo sguardo può cambiare anche in funzione degli occhiali che si sceglie di indossare, perché ci può essere, una stessa persona può avere uno sguardo, diciamo, da turista, oppure uno sguardo più settoriale e specialistico. Penso ad esempio allo sguardo, non so, di un ecologo, di un agronomo, di un geografo. Insomma, lo sguardo può essere più o meno oggettivo, ma resta, e questo è l'aspetto importante, variabile. Così come variabile è l'altra componente del paesaggio, il territorio, perché è continuamente modificato da processi naturali, per esempio l'erosione, e da processi antropici come l'agricoltura, l'urbanizzazione, eccetera. Dunque il paesaggio è un fatto dinamico. Da queste tre righe e mezzo di definizione derivano una serie di importanti corollari, come vedete. Vediamo qualche altra definizione un po' più leggera. Questa è di uno psicologo, Ugo Morelli, che dice che il paesaggio è dentro di noi prima di essere intorno a noi. Qui, essendo uno psicologo, si enfatizza la soggettività del paesaggio, ma esiste sempre questa relazione dal dentro al fuori, quindi fra osservatore e contesto. Il filosofo invece Remo Bodei ci dice che il paesaggio è cultura proiettata su montagne, oceani, vulcani e deserti. Questa è una definizione che ho scelto perché la parola cultura mi piace in quanto estensiva, perché è vero che ognuno ha i suoi occhi, ma è anche vero che ci può essere un'affinità di sguardo, un sentire comune, quello che in altre parole viene definito il genius loci. E volendo semplificare un po' la definizione di paesaggio legata, come dicevo, da una parte al territorio e dall'altra allo sguardo, è in tensione fra due approcci, uno più, diciamo, vedutistico, appunto, uno più legato alla percezione, al panorama, e a cui le definizioni che abbiamo visto finora si possono ascrivere, e un altro più di tipo ecologico, ambientale, legato al territorio, all'analisi morfologica e quantitativa delle strutture territoriali. La prima è più diffusa, semplificando, dalle nostre parti, quindi nei contesti mediterranei, dove il paesaggio è un fatto estetico, e la seconda è più frequente nel mondo anglosassone, negli Stati Uniti, dove si è sviluppata molto l'ecologia del paesaggio, ma anche in Germania, pure declinate in modi diversi. E questa definizione che vedete qui è riconducibile al secondo approccio, cioè a quello dello sguardo settoriale dell'ecologo, che definisce il paesaggio come un sistema di ecosistemi che si ripete nello spazio con forme e strutture simili e riconoscibili. Una delle tante di ecologia, quella forse più nota, di Forman e Godron, però non mi incarto troppo sul discorso dell'ecologia, ma sembra che in questa definizione che vi ho appena fatto vedere venga a mancare quel nesso, diciamo, fra uomo e ambiente che le altre definizioni avevano, ma in realtà è nella parola ecosistema che possiamo andare a ritracciare questo nesso, perché l'ecosistema è una porzione di biosfera delimitata naturalmente o per l'azione antropica, ovvero l'insieme delle cenosi, cioè delle popolazioni, animali o vegetali, che interagiscono tra loro e con l'ambiente che li circonda. Ed ecco lì che spunta fuori di nuovo, anche nella definizione più scientifica, il nesso legato all'interazione.
Quindi la natura del paesaggio non può che essere ibrida, e progettare il paesaggio significa orientare delle dinamiche e dei processi. E il progetto quindi cerca una sintesi, e molto spesso in un team di progettazione del paesaggio ci sono diverse figure professionali, ovviamente poi tutto viene calibrato in funzione del tema e del contesto, però ci può essere dall'architetto all'ecologo, al botanico, all'urbanista e ci può essere anche un legame con le arti visive, appunto con il cinema. E il cinema può fornire ottimi occhiali a un paesaggista ed è per questo che io all'epoca lo scelsi come strumento per approfondire i miei studi. E allora qui capiamo il titolo della mia ricerca, Lo sguardo possibile, sguardo appunto come atto che ontologicamente definisce il paesaggio, e possibile perché ci mettiamo un paio di occhiali, uno dei tanti, in questo caso quelli privilegiati di uno dei principali cineasti del Novecento. Ecco, quest'ultima definizione mi piace molto e mi serve per introdurre Fellini, è di un paesaggista francese che è scomparso qualche anno fa, Michel Courajoux, che diceva che il paesaggio è il luogo in cui cielo e terra si toccano. Mi piace perché c'è la componente materiale, terrena, appunto la terra, e quella immateriale, se vogliamo, con questa accezione quasi spirituale, no? E c'è sempre quell'idea comune di interazione contenuta nel verbo toccarsi. Mi piace accompagnare questa definizione con questo fotogramma tratto dal film L'intervista, in cui due operai dipingono un cielo apparentemente sconfinato, che in realtà è una scenografia all'interno dello studio 5, del leggendario studio 5. Caliamoci un po' più dentro al tema felliniano. Vi chiedo un atto di fede perché parlando di film sarebbe utile argomentare vedendo una serie di sequenze estrapolate. In realtà io ho qualche clip, ma stasera tendo a non mostrarle, un po' per non dilungarmi, un po' per lo streaming e quindi insomma faccio un'operazione un po' riduttiva. E è indubbio però che la scena di un film non può essere restituita solo con un fotogramma, perché oltretutto vengono a mancare due componenti fondamentali del cinema, che sono il movimento e il sonoro. Però se ci pensate, almeno noi architetti siamo anche abituati a presentare i progetti, nella fattispecie anche i progetti di architettura del paesaggio, attraverso disegni e fotografie, venendo a far mancare quella che è l'esperienza dello spazio, no? Quindi è inevitabile fare un'operazione differita, che è una restituzione parziale, ma che ha anche il pregio di poter aggiungere, di poter concentrarsi, focalizzarsi su degli affetti, su degli aspetti più specifici. E dicevamo, sguardo sia nel paesaggio che nel cinema. Nel cinema lo sguardo è complesso perché in un film ci interessa al tempo stesso ciò che vediamo e come lo vediamo. Il critico cinematografico Sandro Bernardi in questo senso parla di uno sguardo stereoscopico come quello di una mosca. La cinepresa condensa vari livelli di sguardo, quello dei personaggi dentro il film, quello del regista sui personaggi e quello dello spettatore sul film. Inoltre lo sguardo del regista è uno sguardo doppio perché si compone da una parte dello spostamento della cinepresa, quindi del fattore movimento, e dall'altro del montaggio. Sempre citando Bernardi, possiamo generalizzare dicendo che nel cinema sussistono due tipi di paesaggio. Uno lo chiama narrativo e l'altro pittorico. Ovviamente qualsiasi classificazione è riduttiva. E stasera classifico un po' tutto, ma come dicevo prima, è un'operazione che ci permette di focalizzare, cioè di scomporre alcuni temi, di focalizzare l'accento sugli aspetti per noi rilevanti. Allora, parliamo un attimo del primo tipo, che è il paesaggio narrativo. Il paesaggio narrativo è sostanzialmente lo sfondo dell'azione, l'ambientazione. È detto infatti anche diegetico, no? Diegetico da diegesis, che significa in greco narrazione. Andiamo subito a qualche esempio concreto. Ho tratto qualche esempio esclusivamente da Marcord. In questa scena, per chi ha visto Marcord, immagino se la ricordi,
Bichen, che è il venditore di lupini che racconta un sacco di bugie, un po' mitomane diciamo, racconta di una notte infuocata con l'harem dello sceicco all'interno del Grand Hotel. Ecco, come è rappresentato questo Grand Hotel in questo caso, nel caso della sua bugia, come uno sfondo blu cobalto, due palme che affiorano e una cornice moresca che richiama la Baghdad della Mille e Una Notte. Il personaggio, quindi, il paesaggio di Bichen si converte in qualcosa di fasullo proprio come il suo racconto. E qui, ecco, qui ritroviamo Bichen che si mangia una fetta di cocomero. Siamo nella scena in cui i riminesi sono in attesa dell'arrivo del Rex, il transatlantico. Il cielo è un fondale dipinto e le nuvole, come spesso avviene in Fellini, sono ricreate con dei teli di plastica e la luce particolarmente teatrale. E questa è la visione del Rex e Fellini lo ricrea con una sagoma enorme, bidimensionale, piena di luce avvolta nella nebbia. Nebbia che ritroviamo in un'altra celebre sequenza di Amarcord, dove Oliva, il fratello di Titta, si smarrisce fra forme spettrali di alberi, anch'esse realizzate con sagome di cartone. Quindi il paesaggio narrativo è il paesaggio che accompagna la storia. E se ci fate caso, vi ho mostrato solo casi di paesaggi ricreati in un teatro di posa, che è una scelta prediletta da Fellini, e su questo ci ritorniamo a breve, ma sicuramente un paesaggio, diciamo, composto ad hoc, controllato, limitato nei dettagli, serve anche a rafforzare la vicenda. E in modo analogo oggi, nelle grandi produzioni, ad esempio, si tendono a ricreare dei paesaggi in digitale, no? Con gli effetti in post-produzione, ma ovviamente un paesaggio narrativo è assolutamente anche un paesaggio reale, restituito attraverso uno sguardo, diciamo, più documentaristico. E poi c'è la seconda categoria, che è il paesaggio pittorico, cioè il contesto metanarrativo che è svincolato dal racconto e si converte in qualcosa di a sé stante. E il paesaggio pittorico per antonomasia è quello introspettivo del mare. E qui vediamo un'immagine tratta dai Vitelloni, il film del 53 di Fellini, in cui cinque amici di Rimini vagano per la spiaggia. La scala predominante del mare estremizza per contrasto le loro vite piccole e provinciali, e c'è uno sfasamento fra i personaggi e il paesaggio, ma non tanto per una divergenza fra i due, quanto piuttosto per la sensazione di straniamento che si genera. Il paesaggio diventa una sorta di terzo personaggio, personaggio autonomo che finisce per fagocitare, per assorbire dentro il gruppetto di amici. Se prima abbiamo visto nel fotogramma di Oliva che si perdeva nella nebbia di Amarcord che gli alberi erano realizzati come sagome, qui sembrano i personaggi a ridursi a silhouette smarrite. Considerazioni analoghe le possiamo fare per questa immagine tratta dalla strada, di quando Gelsomina torna a vedere il suo mare, un mare in cui in apertura del film non ci faceva nemmeno caso, no? Si muoveva per la spiaggia a cercare delle frasche, invece dopo essere andata in giro ovunque con Zampano torna al suo mare in un momento di pausa, diciamo, narrativa. Altro esempio lo tratto dalle notti di Cabiria. Questa è la scena più drammatica del film, che ha per fondale un lago al tramonto e che anche qui diventa un personaggio interposto fra Cabiria e il suo novello sposo. All'inizio questo sembrerebbe un paesaggio tipicamente narrativo, lo sfondo romantico dell'amore fra i due, ma in questo momento la vicenda ha una svolta drammatica. Infatti scopriamo che lo sposo di Cabiria in realtà l'aveva sposata solo per derubarla dei suoi soldi, e il paesaggio acquisisce una dimensione straniante, di distacco quasi rispetto alla vicenda, diventa paesaggio pittorico. Quindi il paesaggio pittorico è caratterizzato da uno sguardo riflessivo e non è un semplice sfondo, non necessariamente riflette i sentimenti dei protagonisti, non cerca la sintonia con la narrazione. Avviene una sorta di sospensione del racconto, i personaggi a volte si perdono, a volte si allontanano dal paesaggio e diventano periferici, marginali. Ovviamente, ribadisco, sono due categorie e non è che siano alternative, in uno stesso film possono coesistere. Diciamo che
un autore come Antonioni utilizzava moltissimo questo secondo tipo di paesaggio. L'aspetto più interessante del paesaggio pittorico è legato al fatto che viene introdotto un nuovo sguardo cinematografico, viene reinventata l'inquadratura. Mi spiego meglio, nel cinema tradizionale l'inquadratura si definisce oggettiva quando la cinepresa registra l'azione attraverso lo sguardo del regista, no? Onnipresente come un narratore in terza persona, e soggettiva quando la camera invece guarda attraverso gli occhi dei personaggi. Esempio tipico è il dialogo fra due personaggi, quando c'è un palleggio di inquadrature a seconda di chi parla. E questo è esattamente quello che avviene nella letteratura tradizionale prima del Novecento, no? Narrazione in terza persona e dialoghi per i personaggi. Con il cinema d'autore, in particolare con l'avvento del neorealismo, con autori come Fellini e Antonioni, il regista non sempre onnipresente, al contrario spesso diventa periferico e la distinzione fra soggettiva e oggettiva comincia a perdere di senso e appare quella che potremmo definire una soggettiva di nessuno, perché non è nello sguardo del regista né dei personaggi. E questo, se ci pensate, è anche quello che avviene nel Novecento nella scienza, con la teoria della relatività, con la fisica quantistica, in varie forme di espressione artistica. Penso alla letteratura con l'Ulisse di James Joyce, alla pittura con varie correnti come il cubismo o il surrealismo, alla musica con Stravinsky. Quindi non è niente di nuovo, diciamo, ma si traduce in questo strumento di reinvenzione dell'inquadratura nel cinema. E nella mia tesi chiarivo con una sequenza che qui riporto sminuzzata nei fotogrammi, ma non voglio neanche entrare nell'analisi dettagliata dei fotogrammi, se non per dire che riportare la sostanza di questa analisi. Questa è una scena tratta da 8 e mezzo all'inizio, quando Guido, il protagonista, Guido Contini, Mastroianni, che poi è l'alter ego di Fellini, si reca alle terme e qui ha una visione, una sorta di allucinazione che scatta nel momento in cui Guido si abbassa i suoi occhiali da sole. Fateci caso, intorno lo sfondo è popolato di persone, un po' caotico, di queste persone che sono in fila per prendere l'acqua delle terme. E quando scatta questa allucinazione arriva Claudia Cardinale dal bosco, un paesaggio inquadrato fra due muri, e noi siamo immersi nell'allucinazione di Guido. Dovremmo aspettarci di guardare il tutto con una soggettiva di Guido, ma in realtà ci ritroviamo, stranamente, Guido all'interno della sua soggettiva. È come se si trasferisse la soggettiva di Guido all'oggettiva del regista. Spero di non aver bisticciato con le parole. E se ci fate caso, lo sfondo cambia, perché appare alle spalle di Guido, come se venisse proiettato all'interno di quel bosco, lo sfondo appunto del bosco. Finché Claudia poi gli offre il bicchiere e poi a un certo punto si accorge che purtroppo non era Claudia Cardinale. Tra l'altro, aggiungendo minimi dettagli come un pezzetto di un braccio della collega, diventa l'immagine, esce dal sogno e diventa reale. Ma poi il gioco continua, perché Guido incontra un critico cinematografico insopportabile francese che si chiama Daumier, che inizia il suo sermone, e noi pensiamo che questo signore stia parlando con Guido e quindi stiamo nel momento di vedere la soggettiva di Guido, ma in realtà anche qui Guido, dopo questo lungo piano sequenza, ce lo ritroviamo rispuntare dietro. Per cui questo è un esempio di come i punti di vista in presenza di un paesaggio pittorico, in questo caso quello del bosco, spesso si confondono e c'è questa ambiguità di sguardo. Sequenza analoga che suggerisco di vedere è quella di chiusura del film Roma, dove qui l'oggetto è un paesaggio di pietra, un contesto urbano, che con un gioco di sguardi sembra guardare noi spettatori. Infatti la sequenza inizia con un gruppo di motociclisti che attraversano la città, iniziamo a guardare i monumenti di Roma con la soggettiva dei motociclisti, ma a un certo punto i motociclisti è come se sparissero e sono i monumenti che iniziano a girare su se stessi, proiettano su queste facciate urbane la loro ombra, come se diventassero una specie di giostra, di carosello impazzito. Alla fine, con un gioco appunto sapiente di inquadrature, sembra quasi che sia il paesaggio urbano a guardare noi. Quindi tutto questo per ribadire che
un paesaggio pittorico presuppone uno sguardo più complesso ed un'immagine più ambigua. E a proposito di immagine, Fellini la intende secondo la sua accezione letterale e etimologicamente la parola deriva dal latino imaginem, che a sua volta deriva dal greco antico mimeomai, che significa imitare. E lo stesso regista si definisce come un ladro che ruba le immagini dalla vita reale per poi imitarle, cioè riprodurle dentro quel tempio sacro che è lo studio 5 di Cinecittà. Per Fellini l'immaginazione è immagine e azione, cioè azione sull'immagine, e azione che si esplica sia sul contenuto, cioè sul significato, su cosa, che sulla forma, sul significante. Anzi, Fellini mille volte ci dice che la forma, l'espressione, per lui ingloba il contenuto, no? Come in questa frase tratta da fare un film, l'espressione contiene tutto: ideologia, storia, dimensione autobiografica. A proposito dell'aggettivo felliniano, che non c'è solo in italiano ma in varie lingue, provando a definirlo un po', perché poi lo usiamo stasera, possiamo dire che evoca un'atmosfera ambivalente, sicuramente onirica, surreale da un lato, ma al tempo stesso dall'altro prosaico, caricaturale, persino grottesco. E Fellini utilizza vari stratagemmi che contribuiscono, diciamo, a trasporre uno scenario, un'ambientazione normalmente ordinario, semplice, a una dimensione più complessa, appunto felliniana. E l'immagine è come se si caricasse, no? Come se si galvanizzasse rimandando a qualcosa di misterioso. Quindi ho appena detto che Fellini lavora su due piani, quello del significato e del significante, prevalentemente su quello del significante. Su quello del significato è lui stesso che ci dice che crea paesaggi ricorrendo a un insieme di simboli. E qui ricordo che Fellini era quasi un fanatico del pensiero visivo e della teoria dei mandala di Gustav Jung, quindi di quel tipo di psicanalisi. Qui vediamo, scorriamo qualche esempio, siamo sempre nel film 8 e mezzo, in una scena, nella scena iniziale, il sogno di apertura del film. Per chi non ha visto 8 e mezzo, cioè, non è possibile spiegarlo, però è un capolavoro in cui c'è un intreccio equilibrato e piacevole fra la realtà, i sogni, i ricordi, le allucinazioni del protagonista, che è Guido, e che è un Fellini in crisi perché non riesce a produrre quello che dovrebbe essere il suo capolavoro che tutti si aspettano, no? Allora, quindi la scena di questo sogno di apertura ritrae Guido che vola su una spiaggia e viene catturato ad un piede con una corda. La spiaggia dovrebbe rappresentare il subconscio, la cattura, il blocco creativo di cui il protagonista è vittima. Altra immagine di 8 e mezzo, questa probabilmente girata in un acquedotto romano, in questa lunga parete quasi infinita, evoca l'atmosfera della morte, perché qui Guido incontra poi i suoi genitori defunti e quindi è un paesaggio che è il simbolo della morte. E la parete sembra infinita anche perché sapientemente il regista mette sul punto di fuga il muro, no? E quindi non la vediamo terminare. Oppure il paesaggio simbolico forse più celebre, che è la scena finale della Dolce Vita, che in uno di quei convegni che si tennero a Rimini, alla Fondazione Fellini, una psicologa israeliana junghiana, Ava Adobe, lesse come una trasposizione cinematografica pressoché letterale di un sogno di Jung. E sappiamo che Fellini sapeva tutto appunto di Jung. La pineta rappresenterebbe il subconscio, ancora una volta il bosco è l'archetipo del subconscio, come il bosco che abbiamo visto prima nella scena della fonte. Il mare rappresenterebbe la fonte di un battesimo creativo, e dal mare alla fine compare una creatura mostruosa, gigantesca, in decomposizione, che rappresenterebbe la rigenerazione artistica. Allora, io personalmente, quando vidi la prima volta, ricordo ancora La Dolce Vita, arriva estremato alla fine. Tra l'altro vidi la versione restaurata agli Agostiniani, e chi è di Rimini sa
che è un'impresa dura stare sedute su quelle sedie, per cui francamente non l'avevo capita, se vogliamo dirla schietta. Però quello che a me interessa non è tanto decodificare il simbolo. L'aspetto interessante del paesaggio simbolico è che in realtà è ambiguo, non può essere decifrato in maniera univoca, e questo Fellini lo sa bene e ce lo racconta nelle sue interviste, nei suoi libri. Quindi ci troviamo spesso a livello di contenuti davanti a paesaggi ambigui. Poi c'è tutta la parte più divertente legata a come lavora Fellini sui parametri espressivi, quindi a livello di significanti, e qui faccio vedere qualche esempio, ce ne sono tantissimi. Il tema è sempre quello, galvanizzare l'immagine e trasformare un paesaggio solitamente ordinario in qualcosa di surreale. Un primo modo è quello di comporre la scena, comporre sapientemente l'inquadratura. Questi sono due fotogrammi tratti dal primo film in solitaria di Fellini, Lo Sceicco Bianco, perché in realtà aveva fatto Luci del Varietà con La Tuala poco prima. Questo è il suo primo film, diciamo, da solo, e questo forse è il suo primo fotogramma, quello di sinistra, perché sono i titoli di apertura, con Albertone Sordi che appunto fa Lo Sceicco, lavora nei fotoromanzi, diciamo, fa il modello per fotoromanzi, e la collocazione di alcuni elementi ambivalenti, ambigui, crea un paesaggio sospeso fra un set di un fotoromanzo e l'Arabia. All'inizio non sappiamo ancora dove siamo, no? C'è la prevalenza del cielo, spesso i cieli di Fellini sono pieni di nubi, e grazie all'inquadratura viene messa in scena un gioco ingannevole di paesaggi, quindi non si capisce ancora se siamo a Ostia o nel lontano Oriente. Analogamente, spesso Fellini compone l'immagine con oggetti decontestualizzati, che quindi diventano surreali, sempre in contesti piuttosto banali. Avviene ad esempio nella Dolce Vita, nella scena del miracolo, dove due bambini dicono di vedere la Madonna. Ci troviamo in un banale paesaggio di periferia che potrebbe ricordare le ambientazioni di Pasolini, comunque del cinema neorealista, ma questo paesaggio banale di periferia si converte in una sorta di circo mediatico, perché quando si sparge la notizia che questi bambini fanno miracoli, ovviamente tutti i paparazzi, tutti i fotografi, i giornalisti si precipitano sul luogo. E quindi vediamo questa scena popolata di fari, luci, questa insegna in secondo piano, tutte queste impalcature. Fellini usa molto le impalcature, come in quest'altra scena, lo stesso principio. Siamo in una via periferica dove, sempre nella Dolce Vita, Marcello, in questo caso la sua fidanzata, hanno un litigio. Il paesaggio sarebbe molto ordinario se non fosse per quella specie di torre faro, ma non è una torre faro, è una impalcatura cinematografica con tanti fari che illuminano, quasi come se si trattasse di un interrogatorio, la scena. Un altro modo per comporre l'immagine è quella di lavorare sulla linea dell'orizzonte, e di solito Fellini lo fa ricorrendo a due stratagemmi. Uno è quello di rafforzare alcuni elementi specifici nel primo piano che rafforzano la prospettiva. Ad esempio qui vediamo la palata di Rimini, e in questo senso mi viene in mente la siepe dell'infinito di Leopardi, perché la percezione della vastità, dell'infinito, scatta nel momento in cui noi sul primo piano percepiamo un elemento limitato. Un altro modo invece è quello di semplificare al massimo i materiali, le texture, no? Quindi il mare, questo è un campo arato, un prato incolto, diventano semplici tessiture di colore. Questa potrebbe essere un'altra immagine che accompagna la citazione che facevo di Courageau, che il paesaggio è dove il cielo e la terra si toccano. Poi il cinema ovviamente ha un altro parametro fondamentale, che è il suono, che spesso diventa voce del paesaggio. Come dicevo prima, un paesaggio non si percepisce esclusivamente con gli occhi, ma anche ad esempio con l'udito. Il vantaggio del fattore uditivo è quello di essere di per sé invisibile, e ovviamente Fellini approfitta parecchio di questo vantaggio per ammantare, per rivestire i suoi paesaggi di una dimensione misteriosa.
Per cominciare bisogna dire che nessun film di Fellini è impresa diretta, come non lo era la maggior parte dei film dell'epoca. Intanto anche per una ragione pratica, perché tutti i suoi attori, molti dei suoi attori erano stranieri, o comunque li sceglieva magari più per i volti che per la voce, no? A volte addirittura questi attori recitavano senza copione contando i numeri, cioè Fellini gli faceva dire i numeri e poi associava dopo un dialogo. E poi perché per Fellini il doppiaggio spesso fuori sincrono con il labiale e quel sottofondo innaturale di vuoto assoluto sono parte della magia del cinema, gli ricordano il cinema che lui scoprì da bambino andando a vedere i film di Hollywood al Fulgor, no? Quindi grazie all'assenza di suoni reali, qualsiasi rumore, qualsiasi suono introdotto, un'inflessione dialettale, una formuletta magica sussurrata come Asa Nisimasa in 8 e mezzo, o ovviamente una melodia di Nino Rota, diventano estremamente potenti. E per dare voce al paesaggio, Fellini utilizza spesso, direi forse in tutti i film, il suo effetto sonoro preferito, che era il vento fra le montagne, quindi il suono del vento che ricopre i paesaggi di una sorta di involucro impalpabile, come ad esempio nella scena di chiusura del bidone, dove Augusto, il protagonista truffatore, agonizza per quasi un giorno e il soffio del vento è continuo e c'è da dire che i fili d'erba non lo seguono nemmeno come dovrebbero, no? Perché il vento è piuttosto forte. Qui fra l'altro ci troviamo anche davanti a un altro esempio di paesaggio simbolico, perché questo contesto arido riflette la solitudine e l'aridità del protagonista. Questo per dire che la messa in scena del paesaggio, che io in questo momento sto decostruendo, è ovviamente il risultato di una sovrapposizione di vari livelli di contenuto e di espressione. Altro esempio, che anche qui vi racconto al volo perché non lo sentiamo, è la sequenza di apertura delle notti di Cabiria, dove vediamo i due personaggi entrare in campo lungo, campo medio in realtà, ma sentiamo associato alla corsa di questi personaggi il suono dei passi come se fosse un primo piano sonoro, e quindi questo è qualcosa, diciamo, di incoerente, quei passi li dovremmo sentire più lontani. E poi, come dicevo prima, il cinema ovviamente ha lo strumento eccessivo per antonomasia, che è il movimento. Già ne abbiamo parlato della reinvenzione dell'inquadratura, parlando di paesaggio pittorico. Aggiungerei un'altra osservazione. Semplificando, direi che Fellini, a seconda del tipo di paesaggio, utilizza due approcci opposti. Nel caso di Sinistra, siamo sempre in Amarcord, nel caso di Sinistra il regista ricorre al piano sequenza, cioè a un movimento fluido, continuo della cinepresa e ininterrotto, e lo fa quando ritrae paesaggi sociali, quando ritrae il borgo sostanzialmente, quando ritrae il paese. Quindi Fellini sembra usare il piano sequenza, qualcosa di fluido, quando ci mostra la scala di prossimità. Quando invece ritrae paesaggi pittorici con un taglio più metafisico, come nelle immagini di destra, luoghi desolati, spiagge, l'orizzonte, la campagna, ricorre a un'inquadratura fissa o quasi fissa. L'abbiamo visto anche prima nell'esempio dei vitelloni. In questi casi spesso i personaggi diventano piccoli e vengono assorbiti nei paesaggi, diventano delle sagome. E quindi Fellini pare propendere per la stasi della cinepresa quando riprende la grande scala. E poi ovviamente ci sono gli strumenti di manipolazione proprio della pellicola, delle immagini in sé legate alla fotografia e al controluce. E qui rivediamo quella scena che ho fatto vedere prima per il paesaggio pittorico delle notti di Cabiria, e la mostro qui solo per far vedere come la luce, il controluce, contribuisca a creare un'atmosfera surreale. O un altro esempio che adoro è il paesaggio della Saraghina, la giunonica prostituta che viveva in un bunker abbandonato nella spiaggia, no? Qui la composizione della scena è assolutamente, direi, minimalista, e ci tengo a farlo presente perché spesso, secondo me, si cade nell'equivoco di dire che Fellini è soltanto barocco. In realtà io trovo che almeno quando ritrae i paesaggi, magari non i personaggi, ma i paesaggi, spesso Fellini è estremamente essenziale. Qui non abbiamo nient'altro che cielo e orizzonte. In realtà non vediamo neanche il mare perché siamo accecati
dal controluce del mare, e tutto si carica di una dimensione visionaria grazie anche a questa polvere, a questa sabbia in sospensione. E attenzione, perché la composizione di questi dettagli, ce lo dice proprio Fellini in un'intervista, non è che sia lasciata al caso. Lui ci dice che il cinema ha bisogno di esattezza, ha bisogno di gesti algebrici. Un'ombra di luce deve avere esattamente quel taglio, un verde quando introduce il colore dovrà essere proprio quel verde. Per esempio per 8,5 si è cercata persino la pellicola Kodak che consentiva di riprodurre il bianco e nero in un modo più adeguato al tema del sogno, del ricordo, no? E quindi il paesaggio per Fellini diventa spesso un supporto essenziale pronto a vibrare. Quanto più il supporto è semplificato, tanto più questa vibrazione, questa perturbazione sarà efficace. E in questo modo la dimensione impalpabile, diciamo, no? Questo aspetto invisibile del paesaggio acquisisce una densità. E mi viene in mente un'espressione che usa Steiner, che è un personaggio della Dolce Vita, l'intellettuale, che parlando di Morandi, ma potremmo applicarlo anche a Fellini, parla di luce tangibile. O lo stesso Fellini che, parlando di Kurosawa, del suo film, ora non ricordo il titolo, comunque parlando di Kurosawa, dice che riesce a fotografare quasi l'aria, no? Quindi il paesaggio deve riprodurre la realtà in modo fantastico e complesso. In ogni caso la stilizzazione del paesaggio ha un valore già di per sé, perché è un paesaggio essenziale e più potente, e per questa ragione Fellini, a mio avviso, è solito stilizzare sia i suoi personaggi, che lui chiamava le figurine, che i suoi paesaggi. E credo di poter dire che la sua attività anche giovanile di caricaturista, faceva le caricature degli insegnanti quando era ancora qui a Rimini, e anche di fumettista poi, perché appena arrivato a Roma a 19 anni inizia a lavorare in un giornale satirico, il Marco Aurelio, credo che questo debba avere esercitato anche un'influenza in questo tipo di rappresentazioni, in questo tipo di sintesi. È come se lavorasse sul fotogramma sovraesponendo, saturando alcuni colori. Questo è il primo film a colori di Fellini, Giulietta degli Spiriti, diciamo un 8,5 meno riuscito, in cui la protagonista è Giulietta Masina, ma con delle immagini straordinarie, perché qui il paesaggio onirico che accompagna il viaggio di Giulietta è sempre contraddistinto da questi colori saturi e da un minimalismo della composizione. A me ricordano le vignette dei Corriere dei Piccoli, che infatti Fellini amava leggere da bambino. Questa operazione di sintesi richiama una figura retorica in poesia, la sineddoche, che è la figura che si utilizza per rappresentare il tutto con una parte, no? La famosa vela che rappresenta la nave. È come se il paesaggio si riducesse a un suo frammento o ad alcuni suoi frammenti. Ad esempio spesso si riduce i suoi agenti atmosferici che lo popolano, dando consistenza ai processi, diciamo, meteorologici. Come ad esempio in Amarcord, dove il ciclo narrativo poi è strutturato proprio sulle stagioni, e dove quindi vediamo comparire nebbia, neve, le manine, cioè i piumini dei pioppi che si diffondono nell'aria, la pioggia. Beh, altro esempio, diciamo, di sineddo che potrebbe essere questo vascello tratto da Satiricon. E spesso questa sintesi, questa riduzione del paesaggio, porta a una ricostruzione totale, come vi dicevo, all'interno del teatro di posa, Cinecittà, dove sono stati creati svariati paesaggi di cartapesta. E allora torniamo a quello che vi ho mostrato prima, quando vi mostravo Bichen, il paesaggio narrativo. Il paesaggio, per essere reale, può essere reinventato. E lo stesso Fellini che ci dice che non serve che le cose che si mostrano siano autentiche, in generale è meglio che non lo siano, ma quello che deve essere autentica è l'emozione che si prova. Addirittura per Le tentazioni del dottor Antonio, in Boccaccio 70, ricrearono Leur in studio.
Questa è un'altra immagine tratta da Satiricon, in cui la decadenza dell'impero di Nerone rivive attraverso questi paesaggi dai toni cupi, apocalittici e anche grotteschi, come poi i personaggi che lo popolano, tutti realizzati appunto nello Studio 5, così come tutto realizzato nello Studio 5 per il Casanova, dove Venezia è estremizzata rappresentandola con i suoi materiali, ovvero la nebbia, il piombo, la pietra, l'acqua, che anche qui è ricreata come in Amarcord, in altri film, con un telo di plastica, come nella scena del Rex. E poi noi riminesi lo sappiamo bene, l'esempio più noto per noi è la Rimini ricreata in Amarcord, che non ha molto a che fare con la Rimini reale. E qui ho fatto una comparativa che non ha nemmeno molto senso fare, no? Così come un esercizio per divertirmi, perché la Rimini ricostruita in studio, come ci dice Fellini, doveva essere spuria, doveva essere depurata, scusate, degli elementi spuri della realtà che indebolirebbero la forza del ricordo. In questo senso Fellini dice che voleva una Rimini più vera di quella reale. Quindi qui vediamo qualche parallelismo. E a chiusura di questa carrellata credo che valga la pena menzionare l'ultima dimensione dei paesaggi felliniani, quella che definisco la dimensione antropologica, e mi riferisco alla relazione che si stabilisce fra i personaggi e il loro territorio, e richiamo appunto le definizioni di paesaggio, no? il rapporto fra il soggetto e il territorio a cui appartiene. La figurina, il personaggio felliniano, in genere è parte del proprio paesaggio, può essere in sintonia o meno, in genere lo è, può esserne assorbito, come abbiamo già visto, può esserne sovrastato, ma in ogni caso c'è un rapporto di interdipendenza. E spesso l'esperienza di un paesaggio illimitato frastorna il personaggio, produce una vertigine, ma in genere non lo spaventa. Viene in mente Aurelio, il padre di famiglia di Amarcord, il manovale, questo qua, che in attesa del Rex, parlando agli altri che in realtà dormono, quindi parlando a se stesso, guarda le stelle e dice: ma dove mettono le fondamenta le stelle? No? Non sono mica coriandoli. Con questo senso di stupore. Mi viene in mente la scena iconica di Anita Ekberg, che era tutta preoccupata per cercare il latte a un gattino, ma quando si ritrova davanti alla torrenziale fontana di Trevi ci si lancia dentro. Quindi il paesaggio diventa una sorta di specchio rotto per il personaggio felliniano. Specchio perché ci si riflette, ma rotto perché non riesce a cogliere quel riflesso sfaccettato nella sua interezza, ma mantiene un senso di ammirazione e meraviglia. Allora la freschezza di questa coscienza spontanea credo che sia una firma del tutto felliniana, che è molto distante ad esempio alla poetica di Antonioni, che negli stessi anni ci parlava dell'incomunicabilità fra gli esseri umani e quindi i cui paesaggi sono molto più ermetici ed alienanti. Spesso nel cinema di Fellini compare anche il tema della frontiera fra città e campagna, nei paesaggi del ricordo questa frontiera di solito è un limite netto, pulito, mentre quelli di denuncia sociale, come le periferie del dopoguerra di Roma, che vediamo nella Dolce Vita, nelle Notti di Cabirie, questa frontiera diventa più incerta, più slabrata. E chiudo questa ampia considerazione su Fellini e poi ho al massimo una decina di minuti, ma arriviamo un attimo a un punto di conclusione finale, con un riferimento alla sequenza finale di 8:30. E 8:30 che si conclude con il famoso girotondo. E qui, in questo momento, quel critico cinematografico francese insopportabile che abbiamo visto prima si rivolge a Guido, che aveva rinunciato a realizzare il proprio film e quindi aveva accettato la propria crisi creativa ed esistenziale, e gli dice che aveva fatto bene a fermare la produzione del film, si congratula e dice che rinunciare era l'unica cosa che avrebbe dovuto fare. Peraltro fa l'elogio della pagina bianca di Mallarmé, ma lui è un fiume di parole, non sta mai zitto, no? Ovviamente Guido non lo ascolta, ma proprio mentre lui parla, intona il suo sermone, Guido si illumina e comincia a unire fra loro tutte le visioni, tutti i personaggi che gli sono comparsi nel corso della sua esistenza, e li unisce in un unico grande girotondo,
Guido realizza che la creazione artistica ha senso solo se il creatore, il regista in questo caso, si azzarda a lanciarsi nelle immagini della vita invece che dominarle dall'alto. E questa sequenza per me è paradigmatica. Intanto è esemplare per quanto attiene tutta la poetica felliniana, come per me è paradigmatico il film 8 e mezzo, ma lo è anche per il tema del paesaggio che trattiamo qua, perché appare un paesaggio che collega efficacemente tutti i temi che abbiamo sfiorato, quindi la frontiera, fotografare l'aria, la luce tangibile, il vuoto che si riempie di latenze, di simbolismi, questa epifania di una scenografia che doveva essere una nave spaziale ma che diventa qualcos'altro, perché ancora ci sono tutti i ponteggi montati, e soprattutto appare un paesaggio che ha senso grazie ai suoi personaggi che lo abbracciano in un girotondo spensierato. Ecco, poi nella mia tesi dedicavo anche tutto un capitolo sui paesaggi di Rimini, ma non ne parlo stasera, abbiamo visto qualcosa legato alla comparazione, ma non ne parlo anche perché ho già visto un incontro che è stato organizzato dall'amico Fabio Bruschi, sempre per Welcome, legato a lingue di confine, quindi ci sarà anche un altro incontro in settimana, poi magari la Carlotta ci racconta meglio, e quindi meglio che ne parlino loro. Però volevo solo dire che io ho raccontato Rimini anche in Spagna perché se la conoscevano, la conoscevano con l'etichetta ovviamente di capitale del turismo fordista degli anni 60. E mentre io la volevo far conoscere anche come un luogo ricco di evocazioni, di paesaggi latenti, quasi in attesa di essere attivati, no? Un posto per tutti noi riminesi è la Palata, che è un luogo in realtà piuttosto ordinario, piuttosto spoglio, ma che spesso riesce a diventare molto felliniano, no? come in questa foto. Quindi lo sguardo felliniano secondo me andava indagato anche in virtù di quella che credo sia stata un'iniziazione estetica che la nostra città deve aver avuto sul regista, e più che cercare Rimini in Fellini, ho provato a cercare tracce di Fellini in Rimini, no? A cercare qualche convergenza. Bene, diciamo che adesso io ho concluso qui, mi rimangono 10 minuti, se Carlotta non è stramazzata e ma neanche 10 minuti, forse 5, se me lo consente concludo. Certo. Perché... Okay, certo, perfetto. Matteo. Okay. Allora, voleva essere risveglia. No, tolgo un piede dalla poetica felliniana perché, come dicevo, io sono architetto e mi occupo di progettazione, volentieri, quando capita, di progettazione del paesaggio. E quindi voglio ritornare un po' al mio territorio e voglio citare 4 parole chiave su cui Fellini mi ha fatto riflettere, e accompagno queste 4 parole con alcune immagini di progetti che però non spiego, diciamo che sono sintonizzate su questi 4 concetti, progetti in cui ho avuto l'occasione di lavorare con colleghi. E la prima parola è silenzio. Allora, in un progetto di paesaggio, in particolare in quei contesti altamente panoramici o stratificati di valori storici, a volte sottrarre è più importante che aggiungere, perché consente di dare visibilità ai valori intrinseci di quel luogo, no? Di esplicitarli, di attivarli. Si tratta, diciamo, di decongestionare lo sguardo. Il vuoto, l'assenza, funzionano un po' come le pause in una partitura musicale. E qui mi viene in mente Eugenio Turri, che era un geografo, che ha scritto molto sul paesaggio e che parla del vuoto come di un paesaggio del silenzio. Quindi, abbassando il volume, respingendo il rumore, un luogo riesce a caricarsi di significati. È come quando Fellini mette in scena la luce tangibile, come dicevamo, quindi ritraendo paesaggi per lo più essenziali che lasciano spazio ad eventi accidentali come la nebbia o le manine. E, analogamente, può essere sufficiente privilegiare alcuni punti di vista, fare alcune sottolineature, in particolare per i paesaggi ricchi e densi di valori storici. E qui mi viene in mente Pierre Donadieu, che è un professore di scienza del paesaggio della scuola di Versailles, che parla di conservazione inventiva, cioè della capacità di trasformare il luogo limitandosi a fare delle sottolineature, a dare leggibilità a ciò che già c'è, rafforzando le relazioni presenti. La seconda parola che mi viene in mente, pensando alle manine e alla nebbia, è la parola processo.
I processi, abbiamo detto, plasmano il paesaggio in continuazione, siano processi materiali, cioè ad esempio l'erosione che configura il territorio, no? Oppure l'urbanizzazione, dicevamo prima, quindi un processo antropico, siano essi materiali, cioè relativi alla percezione. La progettazione paesaggistica non può che confrontarsi con il processo, in particolare con la temporalità, ad esempio in questo progetto in cui c'erano delle risaie, quindi il ciclo dell'acqua era essenziale per poter lavorare su quel paesaggio. E oggi più che mai il progetto del paesaggio deve interessarsi dei processi ecologici, perché conoscere l'ecosistema, in particolare l'ecosistema urbano, consente di incrementare la famosa resilienza, no? Quindi la capacità adattativa di un sito. E da qualche anno a questa parte devo dire che se tutti questi temi rimanevano un po' così in sospeso in un dibattito accademico, adesso stanno cominciando a percolare. Si parla sempre di più di servizi ecosistemici, di soluzioni basate sulla natura, di ingegneria naturalistica, ma sono comunque tutti temi che non hanno molto a che vedere con l'approccio vedutistico di oggi e quindi magari avrò piacere di trattarli in un'altra occasione. La terza parola è quella frontiera e perché il progetto di paesaggio spesso si confronta con le scale del territorio. In genere c'è una scala di prossimità, quella qui rappresentata in rosso, che si relaziona solitamente con l'azione dell'uomo e si costruisce su ritmi cadenzati. E l'abbiamo vista in Amarcord, questa scala, nel Borgo, per ritrarre la quale Fellini usa il piano sequenza. E anche in termini di progetti si può, diciamo, usare il piano sequenza, si può essere dinamici, fluidi, aprendo, chiudendo, estendendo, contraendo, dilatando. Quindi in una parola, variando l'esperienza visiva. E poi c'è la scala territoriale, dilatata, ad esempio quella del mare che abbiamo visto, no? E qui Fellini abbiamo visto che opta per la stagnazione dello sguardo. E come dispositivo di progetto tipicamente mi viene in mente il belvedere, l'affaccio panoramico, no? Dove viene inquadrato un punto di vista prevalente. Ma è nella frontiera, fra queste due scale, che spesso si generano le circostanze più adatte per risolvere i conflitti paesaggistici, siano essi conflitti panoramici che ecosistemici. Quindi una frontiera si può diluire, può diventare osmotica, oppure al contrario può essere un limite netto e ben identificabile. L'ultima parola è artificio. E abbiamo visto come Fellini ricrei spesso il paesaggio, dicevamo, in studio, perché quello che doveva essere vero non era il paesaggio, ma l'emozione, il ricordo, no? E abbiamo menzionato la sineddoche come figura retorica, come modalità di fare sintesi. E se ci pensate, in progettazione del paesaggio spesso ci ritroviamo davanti alla sineddoche, caso classico è il giardino. Il progetto di giardino si basa spesso sull'idea di riduzione della natura, che sia il giardino storico all'italiana o francese, dove la natura è fortemente geometrizzata, o che sia anche il giardino romantico inglese, dove la natura apparentemente naturale, in realtà è tutta una messa in scena, semplificata, edulcorata, che è concepita più con i canoni della pittura che della progettazione ambientale. E qui c'è un altro parallelismo perché Fellini diceva che la prima cosa che è un film è una pittura, e anche il giardino romantico all'inglese, la prima cosa che è un quadro. Oppure anche il paesaggismo moderno, questo il celebre Banco Safra di Burle Marx, Roof Garden, o tutte le manifestazioni della Land Art in cui la sineddoche è un'installazione che interagisce con il paesaggio. Quindi il frammento, l'artificio. Vogliamo dire anche una parola che noi architetti, non so, sembra una bestemmia, che è tematizzazione, in realtà diventano modalità di interpretare e ridurre il paesaggio. E quindi questo è il discorso complementare a quello che facevo prima. A volte, in certi contesti, magari un po' anonimi, in cui occorre innescare un'identità, occorre alzare anche il volume con il progetto, no? Quindi scegliere dei temi, che non necessariamente significa banalizzare, magari anche lavorare con dei pattern, con dei temi grafici,
per costruire l'immagine di un luogo. E questo ovviamente lo si può fare anche in modo effimero e reversibile, come ho avuto la fortuna di fare ad esempio con i miei amici di Alcantara per il festival Filo per Filo. Bene, io ho concluso, per cui esco dalla presentazione e mi... Ecco, sono qua. Carlotta? Adesso è sparita però. No, ci sono, riattivo l'audio anche io. Ah, ok. Io, Matteo, ti ringrazio, ho apprezzato molto, pur non essendo del settore, ma da umanista ho apprezzato moltissimo. E niente, se vogliamo lasciare spazio alle domande, se ce ne sono in questo ultimo frangente di tempo, se sei d'accordo. Io sono d'accordo, per me poi possiamo anche andare a mangiare, però se qualcuno ha qualche domanda, volentieri. E c'è una manina, se vedete, che permette di alzare la mano, quindi se qualcuno vuole intervenire. Altrimenti saluto tutti, mi vedo online e vedo anche la mia amica Enrica Dallara, con cui ho fatto il progetto, che ho fatto vedere del paviglione e che ci segue da Canada, e quindi molto piacere. E salve, adesso vedo un sacco di volti di persone amiche. Spero che di non avervi stordito troppo. Per me è stato un po' difficile aggiustare il tiro, perché in realtà il lavoro è derivato da un lavoro un po' denso teoricamente. Devo dire che ho fatto un po' fatica a rileggermi. Quando si è più giovani si hanno più energie. Però insomma, spero di averlo reso in maniera abbastanza digeribile. Mi dicono dalla regia che non ci sono domande, quindi possiamo congedarci e augurare a tutti una buona serata. Io ringrazio tutti e alla prossima. Grazie Matteo. Ciao a tutti. Ciao a tutti. Ciao. Mamma, ho fatto quella fondita, che anche quella rossa senza...